stiamo rimodellando la riproduzione, il nascere. Una battuta è il segno di quanto la natura si umanizza. Appunto, la natura che viene non solo umanizzata, ma si scopre che l'apporto dell'essere umano è altamente socializzato. Attraverso appunto un sapere, attraverso delle tecniche. Il problema è che cazzo di società si ha. Appunto, secondo me la fregatura è che si vive ancora poco, per cui non si vive a sufficienza da poter avere accesso a questi mondi che si stanno costruendo, che chiaramente fanno impressione, però potrebbero essere anche affascinanti. Anche perché l'uomo, scusami, ha sempre scelto. Ha cercato di gestire a proprio modo, secondo i propri mezzi. Quando nascevano persone disabili, venivano gettate da una rupe, cioè in qualche modo si è sempre scelto il migliore, per cui non è una novità questa. Si è solo raffinata e attualizzata, credo. Siccome c'è un divario umano-natura, c'è poco tempo che trova. C'è sempre stato questo continuum di trasformazione, nel senso, in realtà, miglioramento genetico, anche a livello umano, sulle piante, sugli animali, è sempre fatto. Chiaramente con le tecnologie che saranno al tempo. La domanda che mi viene più da fare su questo è: chi controlla poi queste tecnologie concretamente? Cioè, cosa va a succedere? Nel senso, va a succedere come con molti OGM, che al di là del discorso, no, natura contro natura, che vabbè, però il discorso è che vengono brevettati, vengono quindi sostanzialmente utilizzati poi da grandi catene produttive per buttare anche fuori mercato delle... Non sto rovesciando il discorso. Cioè, qui c'è la pretesa di gestire la complessità, no? Anzi, forse è il caso addirittura. Allora, non è che assumerà potere chi riesce a avere un'ottica riduzionistica. Mm-hmm. È appunto come cioè, la gestione della complessità, scusa, è in gioco, no? Sono per democratizzare, cioè, al basso. Però è vero quello che oggi i genitori appunto fanno fare 1000 attività già un anno e mezzo, due. Perché lo fai? Perché vuoi il bambino migliore, nel senso, e quindi in qualche modo investi, oggi diciamo investi nel bambino migliore in una condizione dove non puoi ancora modificare il patrimonio genetico, però punti sempre a quel risultato, vuoi fare in modo che il bambino abbia le maggiori possibilità disponibili. È all'interno dei pregiudizi culturali dominati la società. Sì, però tu stai dando a tuo figlio delle opportunità che non tutti hanno, a cui non tutti possono accedere. Però forse non è limitare ancora di più la libertà. Cioè, se noi andiamo a investire appunto anche in termini non solo economici, ma a qualsiasi livello, sui nostri figli, poi che spazio c'è di sviluppo proprio pieno delle proprie potenzialità? Perché qual è lo spazio poi del merito personale? Non lo so, cioè forse si va solo più a non aumentare le possibilità, le opportunità, ma a ridurle quasi, cioè dare un percorso molto solcato, molto indirizzato, in cui la possibilità di scelta poi del figlio non c'è quasi. Però questo secondo me non è necessario, no? Nel senso che si può investire nell'educazione, nella formazione delle nuove generazioni e però far passare l'idea, valorizzare l'idea che comunque spetta a loro decidere che tipo di esistenza avere e quindi diciamo investire nel bagaglio senza voler forzare sulla destinazione, sul risultato. Io non so, non posso figurarmi proprio l'ambito in cui davvero saranno sviluppate queste nuove tecnologie. Io vedo la situazione qual è adesso e mi chiedo come potrebbe essere nel caso in cui ci siano queste tecnologie. Quindi quello che vedo è tanta disuguaglianza e quindi non posso che proiettare, io lo spero che non sia così, però non posso che proiettare quella disuguaglianza lì, non viene naturale. È anche quello che mi dico, ok, va bene, diamo il corredo genetico giusto ai nostri figli, diamogli tutte le possibilità, poi effettivamente alla fine la maggior parte del possibile che si biforca davanti a loro in realtà è dato più dal contesto in cui li cresciamo, come li cresciamo, quindi dalla scuola di musica e da farli fare 350.000 attività un anno e mezzo. È comunque disuguaglianza. È comunque disuguaglianza perché esatto, dipende dal contesto e dipende da quanti soldi hai. Però di nuovo questo discorso è dire, va bene, abbiamo sempre cercato di migliorare i nostri figli senza intervenire nel DNA, però mandando alle scuole così, però in realtà sostanzialmente è un'idea di miglioramento che poi sostanzialmente è funzionale
Ma sicuramente alla normativa sociale, poi tanto anche alla produzione, sostanzialmente al mondo in quel senso in cui si vive. Il bambino migliore è quello che ha... Che è più tutte... adatto a vivere in quel contesto. E quindi quello... è chiaro, cioè, chi lo dice il bambino migliore che non è quello... Che fa funzionare questo mondo, esatto. Non un altro, nonostante tutti gli scenari futuri possibili. Chi lo dice che il bambino migliore non è quello che... Che funziona meglio e fa funzionare meglio quel sistema. Puoi anche provare a, diciamo, anche a farlo crescere in un contesto diverso. Non deve essere necessariamente il bambino più produttivo che è in grado di raggiungere il maggior successo. Non mi sembra nemmeno troppo fantascienza, diciamo, questo mondo possibilmente ingegnerizzato e la cosa che mi chiedo è se in realtà poi non ci sarebbero grandi parti della società che finirebbero per pensare che in fondo affidarsi al caso sia una scelta che scommette di meno. Si lascia al caso quello che poi arriva e non ci si deve, diciamo, assumere la responsabilità appunto di cambiare anche tutto il contorno, cioè della società in cui si vanno a mettere queste nuove vite e che forse le influenza di più di come sono state in qualche modo progettate. C'è Michael Sandel, ci sono... autori, ci sono filosofi che sostengono appunto che bisognerebbe continuare ad affidarsi al caso, che questo bisogno che incominciamo a sentire di dover monitorare, controllare la condizione genetica del nascituro è qualcosa di patologico, qualcosa che in qualche modo riduce il nascituro a prodotto, insomma non si accetta il nascituro per quello che è, ma lo si vuole in qualche modo modellare, l'accettazione di chi nasce è strettamente legata alla nostra capacità di produrlo in un certo modo, quindi non c'è un amore incondizionato, dice Sandel, un atteggiamento di questo tipo. Secondo me ci può essere amore incondizionato e però preoccuparsi di quello che può essere la vita, le possibilità di chi mettiamo al mondo. E appunto la questione si pone perché incominciamo ad avere le tecnologie che ci permettono di poter dare a chi mettiamo al mondo una condizione genetica, una condizione di vita diversa da quella che naturalmente avrebbe. E secondo me appunto è uno scenario che apre nuove responsabilità. Se noi abbiamo la possibilità di ricorrere a tecnologie di questo tipo e il ricorso a queste tecnologie non comporta dei sacrifici insostenibili per noi, perché ovviamente se questo può avvenire soltanto al prezzo di sacrifici grandissimi, appunto è anche qualcosa di non dovuto, insomma. Perché contano gli interessi di chi mettiamo al mondo, ma contano anche i nostri interessi. Però se questo può essere realizzato senza grandi sacrifici e i vantaggi per chi nasce possono essere importanti, la situazione cambia e quindi si possono aprire nuove responsabilità. Io la sensazione che ho anche parlando di bioetica è sempre di c'è un confine di hubris che tu, non lo so, vuoi valicare, fino a che punto possiamo andare avanti e dobbiamo ignorare completamente quello che è stato finora. Non è che c'è qualcosa che dobbiamo conservare di quello che è stato, cioè del modo in cui ci siamo sempre riprodotti, non è che forse dobbiamo anche appunto conservare un determinato tipo di modo di nascere, di morire, e che in fondo non era così sbagliato e potrebbe essere peggio. Cioè io lo so che è sbagliato questa cosa di pensare potrebbe essere peggio, però non lo so. Sono conservatore. Come facciamo a stabilire cosa conserviamo e cosa cambiamo? La natura, diciamo, in termini romantici la natura è sempre qualcosa di affascinante, insomma, è anche qualcosa di rassicurante, perché ti permette di non dover porti il problema e scegliere, ti affidi alla natura, hai risolto, insomma non devi valutare, non devi
Però appunto c'è questo cambiamento, dall'affidarsi alla natura oggi si pone la questione della responsabilità e quindi il farsi carico e dover decidere, dover valutare. Però non forse più... il suo discorso più che la natura in sé come concetto astratto, c'è cioè più forse... Sì, l'abbiamo fatto per dei secoli, quindi abbiamo sviluppato magari anche degli anticorpi a poco, anziché fare un balzo nel vuoto, che quindi magari non sapremo come poi gestire la situazione, più che non dire sbagliati di per sé. Però è interessante perché accanto a questo quadro c'è anche il quadro che ponevi tu, che dicevi insomma in realtà noi abbiamo sempre cercato di controllare la nascita. Non potevamo farlo prima durante la gravidanza, lo facevamo dopo una volta che il bambino nasceva e cercavamo di correggere il risultato del processo naturale in modi che oggi ci sembrano barbari, che ci sembrano non accettabili, ma che erano pensati per far fronte a una questione, a un risultato che si faceva fatica ad accettare o che si considerava pericoloso per il singolo o per la comunità. Quindi non c'era, diciamo, un'accettazione completa di ciò che accadeva in natura, ma si cercava con mezzi diversi da quelli attuali di controllare. E anche se uno pensa alla riproduzione assistita, anche questo è interessante. La prima bambina nata per riproduzione assistita e Louise Brown, nata il 25 luglio 1978, quindi sono passati 45 anni. Quando è nata Louise Brown, la percezione che si aveva della riproduzione assistita era una percezione molto preoccupata. Insomma, le persone che venivano intervistate, ci sono alcuni sondaggi, e le persone dicevano no, insomma io non ricorrerei mai alla riproduzione assistita, soltanto una piccola percentuale del campione esprimeva un giudizio favorevole alla riproduzione assistita. Dopo la nascita di Louise Brown, nel giro di pochissimo tempo, i sondaggi davano risultati completamente diversi. E oggi la riproduzione assistita viene percepita come qualcosa di naturale. Non riesce ad avere un figlio sessualmente, c'è la riproduzione assistita. Ti devi vergognare? No. Ci sono milioni di bambini nati per riproduzione assistita, per cui nel volgere di meno di 50 anni la riproduzione assistita è diventata qualcosa di naturale. Siamo riusciti a trasformare una tecnica che prima era percepita come completamente incompatibile con la nostra condizione naturale, qualcosa che caratterizza gli umani.